Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ilaria Fontana in dichiarazione di voto e ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, avete mandato in onda lo show dei record, 2 fiducie in 4 giorni. È la 18ª fiducia da inizio di questa legislatura. Tanto che anche ieri il Presidente Fontana ha dovuto lanciare per forza l'allarme sul fatto che un decreto non può diventare omnibus. È evidente che, Presidente, a questa maggioranza il dibattito parlamentare, libero, democratico non interessa. E a tutto questo, pur ringraziando il sottosegretario presente, si aggiunge l'ennesima assenza del ministro dell'ambiente qui in aula. E non c'è nessun ministro, ogni decreto è così, c'è l'assenza totale dei ministri in questo Parlamento. La facilità con cui questo governo ricorre alla decretazione d'urgenza ormai è cosa nota. Sul decreto siccità ci avete messo un mese per fare un decreto vuoto, miope, incompleto, non risolutivo. E questo secondo voi è un decreto urgente? Sono interventi urgenti questi? Annunci senza concretezza e senza alcun seguito. Penso ai decreti attuativi delle comunità energetiche. Dove sono? Non ci sono. C'è solo un annuncio del ministro dell'ambiente che continua ad annunciarli da mesi, da settimane, e stanno per arrivare senza che poi arrivino mai. Oppure penso ai decreti end of waste che non vedranno mai luce. Presidente, la verità è che questa maggioranza non ha il coraggio di toccare alcune importantissime materie strategiche per il nostro Paese e soprattutto per il nostro futuro, di seguire la via dell'ecologia e quindi la via della sostenibilità. Quello che ci restituite in queste pagine vuote, perché sono pagine vuote, è il pieno negazionismo ambientale. Il pieno negazionismo ambientale. Per voi non esiste alcun cambiamento climatico, non esiste bisogno di fare prevenzione, niente di niente. Messa la testa sotto la sabbia, risolto il problema. Avete deciso di trattarci nemici politici a prescindere. Ci bocciate tutto. Tutto, e le nostre parole vi scivolano addosso. Ho ascoltato parole in quest'aula anche ieri in discussione generale e una parola ricorrente è coralità. È vero, su questi provvedimenti si dovrebbe essere corali, però perché uso dovrebbero? Perché questa maggioranza pretende sì una coralità, Presidente, ma a senso unico. Il problema della siccità in modo strutturale affrontiamo fortunatamente prima che diventi un'emergenza. Ecco, sa di chi sono queste parole, Presidente? Non le mie, della Presidente Giorgia Meloni. Ecco, signor Presidente, ma cosa altro deve succedere prima di capire che la siccità è già un'emergenza? Guardi, Presidente, il nostro non è un ideologismo, è semplicemente consapevolezza, saper prendere atto delle cose e cercare soluzioni più giuste per oggi sicuramente, ma soprattutto per il domani. Non è forse ideologico e folle negare il cambiamento climatico? Questo veramente è ideologismo, negare un cambiamento climatico in atto, e il pianeta ce lo sta dicendo in tutte le lingue. Purtroppo con questo vostro atteggiamento viene a mancare completamente l'urgenza con cui questa maggioranza e questo governo dovrebbero fare provvedimenti mirati, lungimiranti, completi e risolutivi, altrimenti non sarete mai all'altezza di affrontare queste situazioni. E sull'ambiente e sull'intera governance ambientale, Presidente, questo governo ha dimostrato di essere totalmente inadeguato. Come nel caso di questo decreto siccità, non si prevede un solo euro per l'emergenza siccità. Gli unici soldi stanziati sono quelli per istituire un commissario e la sua struttura, sui quali si è persino dovuto scomodare il servizio bilancio del Senato, perché come al solito era stata fatta confusione e non tornavano i conti. La solita confusione che ahimè solo voi sapete creare quando si parla di necessità e urgenze. Inoltre non si prevede nulla, non si interviene nella manutenzione della rete di acquedotti, che era la prima cosa che si sarebbe dovuta fare. Invece che si fa? Si individuano i dissalatori, la soluzione alla crisi idrica, stralciando tutto il lavoro che come Movimento 5 Stelle avevamo fatto grazie alla legge salvamare, che quella sì serviva proprio per tutelare gli ecosistemi marini e costieri proprio da strutture energivore impattanti come sono i dissalatori. Non ha alcun senso pompare acqua in una rete che ha perdite di oltre il 40%. Pensate che è quantificabile
al giorno, ognuno di noi perde dispersione idrica 157 litri. Ma andiamo avanti, il decreto liberalizza anche la procedura per realizzare vasche di raccolta senza limiti, senza tutele ambientali e senza giustificare in alcun modo il mancato gettito che ne deriverà dalle casse dello Stato. Non solo, prevede, e questo è totalmente fuori luogo, forme di superamento del dissenso. Ecco, sapete cosa significa? Perché forse quando si fanno determinati provvedimenti e si vanno a votare, non si ha contezza delle conseguenze che poi ne derivano. Parlare di superamento del dissenso vuol dire delegittimare di fatto gli enti territoriali interessati e le strutture tecnico-scientifiche locali. Ne facevo menzione prima. Come succede nelle aule parlamentari, purtroppo, state impoverendo il dibattito anche al di fuori di esse. È una cosa gravissima. Insieme ai colleghi del Senato abbiamo provato a suggerire delle soluzioni a breve, medio, lungo periodo. Il risultato? Un ostruzionismo immotivato e senza alcun senso. Per non parlare poi dei tempi avuti qui alla Camera. Sono contenta che c'è lei, Presidente, perché sono stati dei tempi in cui è meglio stendere un velo pietoso. In queste ultime settimane stiamo affrontando un'altra criticità, l'alluvione in Emilia-Romagna e nelle Marche. Ecco, a giudicare da come viene gestita la situazione è evidente quanto il Governo non abbia fatto chiaro che alluvioni e siccità sono facce della stessa medaglia. È tutto collegato, Presidente, tutto. E negare ciò, oltre che ideologico e folle, è anche pericoloso e dannoso. In tutto ciò vale la pena sottolineare che il decreto alluvioni appena varato contiene in Romagna non tanto gli sbandierati 2 miliardi e 200 promessi, ma solo 1 miliardo e 3. Oltretutto, da dove vengono presi? Presi quasi tutti tagliando il sociale. Quindi questo si capisce, le emergenze e le priorità che questo governo e che questa maggioranza hanno. Poi però sul decreto siccità non ci sono soldi per aiutare gli agricoltori e i cittadini. Anche sul consumo di suolo un ragionamento va fatto, perché è ragionevole non considerare il ripristino del ciclo naturale dell'acqua e sminuire l'importanza strategica del monitoraggio degli acquiferi, la cui ricarica oggi è spesso ostacolata dall'eccessivo consumo e dall'impermeabilizzazione del suolo. È curioso poi constatare che il ministro dell'Ambiente, che oggi non è in aula ed è evidente, pochi giorni fa in un convegno proprio qui alla Camera parlava di consumo di suolo. Ecco, peccato che mentre lui parlava che all'Italia serviva la legge sul consumo di suolo, che cosa succedeva qui in aula? Bocciava il nostro ordine del giorno che chiedeva proprio questo, il teatro dell'assurdo. Anche questo è un altro esempio dell'ipocrisia e dell'incoerenza di questo governo. Per noi è necessario che il governo promuova politiche volte a arginare l'indiscriminato uso del suolo. Allora, sabato prossimo saremo in piazza con il Movimento 5 Stelle, sarà una piazza pacifica, democratica, e saremo in piazza contro la linea sull'ambiente e sul clima di questo governo e di questa maggioranza, per dire basta vite precarie. Ecco, anche su questo vorrei fare una riflessione, perché basta vite precarie è un appello anche contro la precarietà a cui ci espone la situazione climatica in corso, una precarietà che è strettamente correlata a quella geopolitica. I segnali che il cambiamento climatico è in atto ci sono tutti, così come le evidenze che una guerra come quella in Ucraina sia stata innescata anche per via di approvvigionamenti energetici instabili. La tutela dell'ambiente, l'ecologia integrale, la promozione di energie rinnovabili e pulite, ecco, sono gli unici strumenti più potenti che abbiamo per diventare più resilienti verso il cambiamento climatico. Ma quando lo capirete che costruire uno sviluppo sostenibile e garantire alle generazioni che verranno sono le uniche strade per un futuro di pace, un futuro di pace, Presidente. Ecco, questo non è di certo ambientalismo ideologico o da salotto, Presidente. Quale deve essere altrimenti il ruolo della politica se non questo? Per tutte queste motivazioni, come Movimento 5 Stelle, vi preannuncio che daremo parere contrario al provvedimento. Grazie.